Buongiorno da casafacilefelice.org. Oggi vediamo come si prepara il tonno. Per preparare il tonno sott'olio o al naturale, bisogna che il tonno sia fresco. Una volta che avete comprato il tonno, meglio se arriva da un pescatore appena pescato, lo eviscererete e lo laverete. Una volta che è lavato va tagliato in tranci che possano stare nei barattoli che uno ha, diciamo così. Una volta che è stato tagliato in pezzi va pesato. Per ogni chilo di tonno ci vogliono 60 grammi di sale per litro di acqua. Accomodate bene i pezzi, i tranci di tonno nella pentola dove sarà cotto e dopo riempite con la salamoia a freddo che avete preparato. Fino a 6-7 cm al di sopra dei tranci. Se dovesse mancare, potete aggiungere un po' di acqua per arrivare al livello necessario. I pezzi devono essere ricoperti bene di acqua. Una volta che i tranci sono ricoperti di acqua e sale, ponete sul fuoco e portate ad ebollizione molto dolcemente. Devono bollire per 3 ore. A piacere potete aggiungere una foglia di lauro e qualche granello di pepe. Il nostro tonno ha cominciato a bollire e noi lo lasciamo bollire così molto dolcemente per 3 ore. Coperto. Sono trascorse 3 ore di bollitura e il nostro tonno è pronto adesso. Lo abbiamo scolato e adesso procediamo con la pulitura. Bisogna togliere la pelle, le parti scure e le spine. La pulizia deve essere molto accurata. Questi sono invece i pezzi che andranno messi in olio, conservati con l'olio extravergine di oliva e olio di semi di arachide. Dovranno asciugare da adesso per almeno 8 ore, 8-9 ore, vedremo. E proseguiremo così con tutti. A piacere potete mettere qualche granello di pepe. Una volta che i barattoli sono tappati, li mettiamo nella pentola con l'acqua,
leggermente salata e mettiamo a bollire. Devono bollire per 20 minuti, dolcemente, naturalmente. Non deve essere un bollore molto forte. I barattoli con il tonno sott'olio sono stati a bollire dolcemente per 20 minuti. Adesso abbiamo fatto intiepidire l'acqua, adesso li tiriamo fuori. Vi ricordo che il tonno sott'olio si conserva per un anno e mezzo. E una volta aperto, il barattolo va tenuto in frigorifero e consumato entro una settimana. E vi aspettiamo per altre ricette sul nostro sito casafacilefelice.org. Arrivederci a tutti.